Buongiorno a tutti i telespettatori di Medicina Facile. Il tumore alla prostata è uno tra i più diffusi nella popolazione maschile. Fortunatamente i dati relativi alla sopravvivenza sono incoraggianti, ma quali prospettive ci sono quando questo tipo di cancro viene diagnosticato in fase avanzata? Lo abbiamo chiesto al professor Patrizio Rigatti, uno dei più noti urologi a livello internazionale. Lo abbiamo incontrato a Pescara, alla casa di cura Pierangeli, impegnato in una sessione operatoria con il responsabile dell'urologia, il dottor Paolo Pompa. Professore, intanto le faccio subito qualche domanda personale per presentarla ai nostri telespettatori. Senese, vero? Sì, Contrada? Drago. Drago, quanto tempo è che non vince il Da Palio? luglio dell'anno scorso. Ah, quindi è fresco. Freschissimo. Senta, a Siena lei si è laureato e specializzato in urologia, poi il trasferimento a Milano dove si è specializzato in chirurgia generale. Esatto. Quindi ha iniziato come chirurgo o come Devo urologo? dire che ho iniziato come chirurgo, però nella clinica chirurgica dove ero io a Siena. Il mio ex direttore, ovviamente, aveva la specialità di urologia, quindi io ho approfittato del fatto che lavoravo in casa e mi sono specializzato prima in urologia e poi E in poi chirurgia chirurgia generale. generale. Dal 1985 a dirigere, è stato chiamato a dirigere la divisione dell'urologia del San Raffaele, un perfetto sconosciuto, possiamo dire, a quei tempi. Direi iniziale, all'inizio della carriera. Abbiamo avuto solo tanta fortuna perché abbiamo cominciato subito con il litotritore per la calcolosi renale. Siamo stati i primi ad averlo in tutta Italia e quindi questo ci ha portato una notorietà immediata e importante. Venivano persone da tutto il resto dell'Italia a Certo. fare questo tipo di trattamento e quindi abbiamo iniziato sempre al massimo della Ma velocità. non si conosceva a quei tempi il San Raffaele, no? No, era una struttura abbastanza piccola anche come dimensioni e quindi non nota. Ed era un braccio della Università Statale di Milano. Poi dopo si è autonomizzato, è diventato Università San Raffaele, ma all'inizio non faceva altro che parte dell'Università Statale di Milano. Nella sua storia professionale, quanti primari si porta sulla coscienza, ovvero quanti ne ha formati Sulla e mia quanti coscienza, professori universitari? 14 dei 14 miei primari. ex collaboratori si sono poi trovati a dirigere dei reparti ospedalieri e 5 professori universitari di prima fascia li ho messi io, comunque aiutati a sistemarsi in maniera decisiva al posto. Possiamo dire che lei è specializzato soprattutto nel tumore della prostata, nella prostatectomia radicale chirurgica, e questo è il suo cavallo di battaglia, professore? Beh, quando ho cominciato a parlare io tumore della prostata, io mi ricordo quando ero aiuto al Policlinico di Milano, credo di essere stato secondo o terzo in Italia, forse sì e no, che faceva questo tipo di interventi. Da allora è stato un incremento importante nel fare questo tipo di intervento, per questo mi porto dietro una striscia di esperienza non indifferente su questa tipologia di malattia. Quanti interventi ha fatto complessivamente, Nella mia anche come... vita? Sì. Qualche anno fa ho fatto fare un conto perché dovevo andare in università svizzera a insegnare, poi non ci sono più andato, era più di 50.000. E invece per quanto riguarda, ritorniamo un attimo al tumore della prostata, quando è in forma estesa, innanzitutto che cosa vuol dire e poi soprattutto le difficoltà che si incontrano in campo chirurgico. Dunque, il tumore della prostata ovviamente, come tutti i tumori, si dividono fondamentalmente in due tipologie, il tumore localizzato e il tumore che invece è uscito dal contesto dell'organo dove si è formato. Sono due realtà ovviamente ben diverse e il buon senso lo dice. Mentre il tumore localizzato ormai è una popolazione comune, si può dire, il tumore che è uscito dalla prostata rimane ancora oggi invece una sfida per il chirurgo, una sfida soprattutto per il paziente, riuscire a risolvere il suo problema. E questo offre una sfaccettatura enorme di possibilità tecniche e
ovviamente dipende molto anche dalla diagnostica che noi oggi abbiamo a disposizione per poter individuare le varie localizzazioni di questo tipo di malattia. È stato prima primario, diciamo così perché una volta si chiamavano primari, primario ospedaliero e poi universitario. Si può dire che la clinica urologica del San Raffaele è nata per sua iniziativa? Eh sì, perché sono stato il primo a cominciare, direi, l'urologia a San Raffaele e tutti i miei collaboratori sono andato a cercarli in giro, un po' dalla chirurgia, un po' da altre strutture più o meno vicine a Milano, intendo il Piemonte e compagnia bella, le ho tirate lì da me e poi siamo partiti con le dovute regole. Oggi lavora divertendosi, tra virgolette, all'auxologico, professore. Sì, la scelta è stata importante perché andando via la vecchia amministrazione del San Raffaele, cioè Don Berger con tutti i suoi diretti collaboratori, a quel punto ho preferito anche io uscire un po' di scena dal San Raffaele, che tra l'altro mi era anche fisicamente un po' scomodo, e andare in un posto dove mi avevano chiesto di realizzare l'urologia perché non ce l'avevano, che è questo altro istituto scientifico, che si chiama Uxologico di Milano ed è a 200 metri da casa mia. Capisce che la problematica è netta, di comodo Da noi si dice intendo, è casa e nettamente. bottega in queste situazioni. E quindi ho preferito andare lì. Mi trascino ancora dietro il San Raffaele perché vado ancora da tanti anni ad operare in Sicilia, quello che si chiamava San Raffaele Giglio, che è a Sicilia vicino a Palermo. E dove mi hanno costretto, tra virgolette, a proseguire la mia azione di consulenza e vado giù una volta al mese a fare della chirurgia, diciamo anche nel vecchio San Raffaele, anche se questo non ha più che niente a che fare con San Raffaele di Milano. Se lei permette adesso do la parola a un suo discepolo, intanto è un ragazzo che si può fare, che può fare strada nell'urologia, il dottor Direi che Paolo si è già Pompa, fatta se l'è già fatta. strada. Dottor Pompa, che ricordi ha come studente universitario, allievo del professor Rigatti? Torniamo un po' indietro di qualche annetto. Certo, no, ne Milano, parlavo, Milano. ne parlavo oggi proprio col professore che oggi ci ha onorato della sua presenza qui alla clinica e fondamentalmente sono arrivato nell'85, 1985, ero al quinto anno di medicina, quindi mi sono laureato con lui, sono entrato in scuola di specialità con lui, prima in chirurgia generale e poi in urologia. Ho fatto fino 16 anni al San Raffaele, cercando di imparare il più possibile gli insegnamenti del professore, al quale sono legato veramente in modo molto sincero e molto serio. E quindi devo tutto a lui, perché poi è stata la sua scelta quella di formarmi dal punto di vista primariale e quindi di venire poi nel 2002 a lavorare finalmente in Poi Abruzzo. c'è stata una deviazione in Abruzzo dove è stato in due o tre posti, no? Prima Sono stato prima a Chieti. Chieti, poi sono stato a Pescara, sempre negli ospedali, e poi da 3 anni lavoro qui alla clinica Pierangeli. Quando uscite dalla sala operatoria, lei e il professor Rigatti vi scambiate francobolli, o meglio vi confrontate sui temi filatelici perché avete questo in comune. Sì, è incredibile pensare che sì, abbiamo due passioni in comune. Uno è il fatto che siamo tifosi interisti in questo Quello momento, non so se è, ecco. è E la tanto così. seconda cosa è che collezioniamo francobolli lui in modo molto più avanzato rispetto a me, però io ho la mia passione, il mio spicchio di collezionismo Discepolo filatelico. filatelico. Discepolo, esatto, sì. Professor Rigatti, che vuol dire quando il tumore della prostata è in fase avanzata? Vuol dire che è uscito dal contesto della cosiddetta capsula prostatica e si sta estendendo ai tessuti circostanti, che possono essere vescicole seminali, può essere la vescica stessa, poi il grasso peri-prostatico. E ovviamente, oltre alla fuoriuscita, tipo colata di lava, ci sono delle i lapilli e le metastasi. Le metastasi possono andare ai linfonodi prevalentemente o anche alle ossa. Più raramente anche in altri organi come il polmone e il fegato, ma questi sono casi molto più rari. Più È già in una situazione più grave, no? avanzata, Più sì. avanzata, sicuramente più grave. Il paziente che sintomi, che disturbi avverte, se avverte qualche sintomo? Purtroppo i sintomi non sono molto importanti, nel senso il paziente può avere qualche disturbo a fare diciamo, alla minzione, ma
Questo succede spesso anche in chi ha la prostata benigna, quindi non è decisiva. Qualche volta è la perdita di sangue con lo sperma, l'emospermia, che può essere un piccolo campanello di allarme, anche se normalmente l'emospermia non è un sintomo pericoloso. Ancora più raramente possono essere un dolore a un osso o un dolore nello scavo pelvico per compressione dei nervi otturatori, iliaci, eccetera, che si sono all'interno dello scavo pelvico e che vengono coinvolti da queste metastasi linfonodali. Però dire che c'è un disturbo tipico da tumore della prostata avanzato, questo non c'è. Quindi diciamo, non, il paziente non se ne accorge. Non se ne accorge, bisogna andarlo a cercare, non aspettare che si faccia vivo. Molte volte quando si fa vivo è ormai troppo tardi. Senta, per una diagnosi certa, quali esami, quali accertamenti vengono prescritti? Ma la cosa principale, ormai ben nota a tutti, è il dosaggio del PSA o delle sue evoluzioni, intendo il PHI, l'XIP, cioè tutti i prelievi di sangue che ci fanno vedere come questi marcatori sono fuori dalla scala. La seconda cosa che bisogna fare è andare da uno specialista urologo, il quale con un'esplorazione rettale ha già una percezione di una consistenza cambiata, di una estensione magari più importante di questa adenoma della prostata, e immediatamente dopo mettere in atto quelli che sono gli esami più approfonditi, di immagine intendo io, e istologici. Di immagine come la risonanza magnetica, che in genere conferma quello che sente già il dito dell'urologo, e non solo, ma ci dà anche un'idea geografica di dove andare a fare dei prelievi, poi per la biopsia prostatica, dei prelievi precisi nella zona critica, cercando di evitare al massimo il numero dei prelievi inutili che vengono fatti nella prostata. Questo quadro di esami accertamenti ci dà una diagnosi certa? Certo, è l'esame istologico in fondo che ci conferma la natura esatta della malattia e il grado di aggressività della malattia, perché ci possono essere tumori scarsamente aggressivi, quelli che noi diciamo a basso rischio, quelli che sono a rischio intermedio e quelli che sono a alto rischio. Ovviamente a seconda del nemico che abbiamo di fronte non dobbiamo preoccuparci di approfondire anche delle indagini, no? Per cui se io trovo un alto rischio è chiaro che è imperativo fare ulteriori accertamenti per capire se la malattia è già viaggiata anche in distretti lontani, vedi per esempio la PET, vedi altri esami di questo tipo. Dottor Pompa, come si cura il tumore della prostata in fase avanzata? Il tumore della prostata, fondamentalmente come tanti altri tumori, è una terapia multimodale, cioè non c'è una sola possibile terapia. Naturalmente bisogna cucire intorno al paziente la terapia adatta rispetto alla patologia e rispetto alle condizioni del paziente. Le possibilità fondamentalmente sono tre: la terapia chirurgica, di cui parlerà il professor Rigatti, e poi ci sono le terapie mediche oncologiche e delle terapie radioterapiche, dove si va ad agire nel tentativo naturalmente di combattere la malattia. Ora, noi possiamo rallentare la crescita, come per esempio con le terapie mediche possiamo bloccare la crescita di queste cellule. La radioterapia ha un effetto diretto sulle cellule, tanto da ucciderle e quindi bloccare la malattia, e quindi in alcuni pazienti che naturalmente hanno necessità di una cura ma che non possono per qualche motivo essere operati, abbiamo queste due valide alternative. Quando parla di terapia medica intende anche la possibilità di somministrare a questi pazienti questi nuovi farmaci dei quali tanto si parla, anche per il loro costo elevato, no? Ma che danno risultati sicuramente buoni. Allora, fino a qualche anno fa noi avevamo soltanto le terapie ormonali per combattere questa cellula che è ormonodipendente. Purtroppo con l'avanzare degli anni questa cellula può naturalmente diventare resistente a queste terapie che sono la prima linea di terapia oncologica. Da qualche anno abbiamo delle valide alternative quando queste cellule possono sfuggire a questo tipo di terapia, e ci sono delle terapie chemioterapiche o terapie ormonali di secondo livello, di seconda linea, che possono essere utilizzati efficacemente per cercare di prolungare la vita di queste persone. Invece con la radioterapia diciamo che le sedute sono quelle tradizionali. Sì, fondamentalmente con le
con le ultime terapie, da questo punto di vista abbiamo la possibilità di concentrare i fasci, cerco di essere il più semplice possibile, nel target della prostata, quindi cercare di non colpire gli altri organi, vescica per esempio e retto, perché una volta c'erano degli effetti collaterali piuttosto spiacevoli da questo punto di vista. Invece fortunatamente la radioterapia da qualche anno a questa parte ci dà un po' meno di effetti collaterali rispetto a quella che noi conoscevamo una volta. Professore, entriamo in sala operatoria, la terapia chirurgica in questi casi è sempre open? Ma la terapia chirurgica dipende molto dalla localizzazione della malattia, nel senso se la metastasi è una metastasi linfonodale e ristretta al pavimento pelvico, direi questa la terapia si può fare sia open che con strumenti tipo robot che ci sono a disposizione. Se la malattia è molto più estesa e coinvolge tutto il retroperitoneo alto, andare a fare una terapia con questi strumentari laparoscopici o robot assistiti eccetera eccetera diventa un pochino più problematico, cioè bisogna essere particolarmente esperti e non sempre si riesce ad fare una toilette completa. Quindi la terapia open ci offre ancora oggi una garanzia di completezza dell'intervento. E ovviamente questo se si trattano dei linfonodi, se ovviamente si tratta di una localizzazione ossea, ancora oggi si può fare un intervento sull'osso, in alternativa alla radioterapia, e questo ovviamente sull'osso non si discute, si fa solo una terapia a cielo aperto. Se questa riguarda il polmone o riguarda altri organi di questo tipo, anche lì chiaramente è molto facile che si debba ricorrere alla terapia a cielo aperto, anche se qualche volta, essendo una metastasi, se la becchiamo quando è piccola, si può anche lì ricorrere a una toracoscopia o manovre meno invasive. Spieghiamo un po' la dinamica dell'intervento a cielo aperto. Intanto il paziente viene sottoposto ad anestesia generale. Ovviamente. Generale. Mediamente quanto dura un intervento di questo tipo? Dipende dall'estensione del materiale che dobbiamo levare, cioè dal numero delle metastasi. Può andare da un minimo di un'ora e mezzo a un massimo di 3-4 ore, cioè dipende dall'estensione della pulizia che dobbiamo fare. Quindi un tempo standard è difficile poterlo, si può presumere, vedendo la PET prima, vedendo gli esami ovviamente che il malato ha fatto, quello che potrebbe essere il tempo di anestesia, però è la realtà che ovviamente gioca il suo ruolo, anche perché questi sono malati già operati prima, molte volte, quindi ci vengono da noi perché sono dei re-interventi, fanno prima un intervento il quale non è stato fortunato nel pulire bene tutte le metastasi e molte volte dobbiamo rimetterci le mani per andare a levare queste metastasi. Quindi se è un intervento di prima mano è un discorso, un re-intervento è il discorso un pochino più complesso. Rischi e complicanze che lo specialista incontra in corso d'opera? Dipende fondamentalmente dall'esperienza, da quello che noi chiamiamo volume. Più ne uno ne ha fatti e più tranquillo è lui e ovviamente il risultato è più facile. Sono sempre interventi un pochino appunto interrogativo, ci sono delle zone dove si nascondono queste metastasi, in particolare zone tipo presacrali e compagnia bella, dove l'esperienza è fondamentale. Molte volte bisogna correre un po' di rischi per andarle a prendere sotto i vasi grossi, come i vasi iliaci comuni, o tra aorta e cava, o di dietro la cava, dietro l'aorta e così via. Quindi molte volte... È un bel impazzimento, mi sembra di capire. Un impazzimento, bisogna avere una rompicapo, andarle a cercare... Esatto. Qualcuno di oggi fa uso anche di particolari detector, però ancora questa non è stata codificata come una forma di standard di individuazione dei linfonodi. Sarà in prossimo futuro anche questa. Ricovero, quanto resta ricoverato? No, non particolarmente. Se si tratta solo di levare dei linfonodi, pochi giorni, 3-4 giorni massimo. Il malato non ha bisogno di degenze lunghe. Se oltre ai linfonodi bisogna levare la prostata, questo richiede qualche giorno in più. Se oltre ai linfonodi si fa qualche altra manovra più complessa ancora, è chiaro, tutto coordinato in funzione del trauma che noi programmiamo per l'ammalato. La sua casistica, dall'alto dei numeri importanti che ci ha detto prima, in quanti casi solitamente viene tolta completamente la prostata, professore? La prostata viene tolta in tutti quelli che hanno un tumore della prostata, ovviamente, quindi questo è scontato, perché non possiamo
pensare di levare, come ho citato prima, i lapilli senza levare il vulcano. Se non si leva il vulcano, il nostro gioco non esiste, è inutile andare a curare gli effetti e non la causa. Quindi questa, la prostata deve essere tolta al 100% dei casi. Molte volte, come le dicevo, questi pazienti hanno già tolto la prostata e purtroppo i lapilli, che non si vedevano, si sono piano piano fatti vivi nel tempo, negli anni successivi, e questo comporta un reintervento per andare a definire il lavoro fatto dall'inizio. Come viene seguito poi il paziente, come si sviluppa il follow up? Il follow up fondamentalmente si sviluppa in base, c'è un follow up tradizionale e un follow up molto moderno. Il follow up tradizionale si segue attraverso il PSA. Il PSA, se rimane a valore di 0,01-0,02, è quello che è ritenuto tradizionalmente una normalità del paziente. Se il PSA tende invece progressivamente a salire oltre questi numeri, allora si tratta probabilmente di una persistenza di malattia. Quindi vuol dire che qualche lapillo, scusi l'esempio che ho fatto prima, molto comprensibile, che è rimasto fermo per un po' di tempo, si piano piano si rifà vivo e si va a moltiplicare e creare un incendio in altre sedi. E questo il PSA ci dice, è un termometro che ci dice piano piano come viene fuori. E questo è il sistema tradizionale. C'è un sistema molto moderno che purtroppo ancora in Italia non è in uso al 100%, ma solo pochi lo fanno, che è quello della ricerca delle cellule tumorali circolanti. Mi spiego meglio, un prelievo di sangue che ci dice se nel sangue della persona c'è il DNA, cioè una sostanza che sta dentro queste cellule tumorali, presente. Tutto questo si verifica molto prima che si creino le metastasi. Perché le metastasi si creano all'interno delle cellule, le quali poi si moltiplicano, particolari cellule e compagnia bella, e poi da quel punto in poi c'è la metastasi solida. Questo studio del sangue ci dà la possibilità di fare una diagnosi precocissima, anche dopo un intervento radicale, precocissima per sapere se ci sono queste cellule e quindi se c'è già il rischio che il paziente mi possa sviluppare la metastasi solida, quella che si vede poi con la PET, quella che viene identificata anche dal PSA, perché il PSA comincia a muoversi quando il numero delle cellule supera il miliardo. Non è che si muove a 1 o a 2. Invece con questo esame del sangue noi abbiamo la possibilità tecnica già di essere molto più precoci nella definizione diagnostica, quindi intervenire con forme terapeutiche, a seconda del caso ovviamente, ma in maniera molto più precoce. Questo purtroppo è un esame che arriverà in uso comune in Italia fra qualche anno. Noi infatti oggi sfruttiamo queste cose un po' all'estero, dobbiamo mandare questi esami all'estero, ovviamente nelle persone che meritano questo tipo di accertamento. Lei ha parlato di pazienti che si sottopongono per la prima volta ad un intervento, di reinterventi. Questo che cosa vuol dire? Che le recidive in questi casi sono piuttosto frequenti? Piuttosto frequenti, perché si va ai 5 anni da un 53% a un 25%. Questo in funzione anche della metodica che uno adotta, dipende anche dal tipo di malattia, dall'aggressività, tutta una serie di fattori, ovviamente è multifattoriale questa valutazione, che comunque a livello internazionale è stata identificata in questa range che va tra 25 e 53%, quindi è una problematica non indifferente in questo tipo di pazienti, quindi noi non possiamo mai assicurare un paziente di una guarigione completa dopo l'intervento, per cui è necessario un follow up stretto per tanti anni. Una volta si diceva 5, poi 10, attualmente siamo a 15, quindi capisce che è un problema abbastanza importante. L'età media di questi pazienti? Ma sa, l'età media dipende da due fattori, uno faccio una premessa, circa il 50% dei tumori della prostata sono tumori ereditari e il 50% sono, diciamo, stili di vita. Tumori ereditari, che sono sostanze che si chiamano BCR1, BCR2, sono particolari geni che ereditiamo, voi dal padre, voi dalla madre. E questi pazienti che chiaramente hanno queste problematiche di ereditarie sviluppano il tumore della prostata in tempi molto più precoci rispetto ad altri tipi di pazienti. Per cui quando c'è un'ereditarietà familiare in tutti i sensi, questi malati vanno monitorati
fin da giovani. E bisogna fin da giovani fare tutti gli esami opportuni, PSA vari e compagnia bella, possibilmente questi esami di cui ho accennato prima. Quando invece non c'è questa emergenza, diciamo così, familiare, ereditaria, compagnia bella, siamo nell'altra metà della percentuale, ecco che allora direi 45 anni, 50 anni, è l'età in cui bisogna cominciare a capire che bisogna fare un prelievo del sangue e compagnia bella, che si chiama PSA e compagnia bella. Tiriamo le somme, dottor Pompa, da un punto di vista funzionale che risultati otteniamo? Allora, i pazienti hanno interesse verso due sfere della vita, uno che riguarda la potenza sessuale e uno che riguarda la continenza urinaria, perché l'intervento di prostatectomia radicale va a incidere su queste due situazioni. Per quanto riguarda la continenza urinaria abbiamo raggiunto dei risultati ottimali, secondo me si dice che fondamentalmente l'incontinenza urinaria dopo prostatectomia radicale è intorno al 2-3% quando è definitiva, quindi il paziente possiamo assicurarlo su una buona continenza urinaria. Per quanto riguarda la potenza sessuale, come diceva il professor Gatti, tutto dipende dall'estensione della malattia. Se io ho un'estensione della malattia limitata, io posso fare delle tecniche chirurgiche che possono in qualche modo conservare i fasci vascolo-nervosi, i fasci che portano sangue e nervi che naturalmente inducono l'erezione. E mentre se devo fare degli interventi molto demolitivi, con malattie molto estese, la potenza naturalmente viene persa in una percentuale maggiore. Si va quindi da fasce veramente molto elevate, dal 20 all'80%, cioè si può mantenere la potenza sessuale l'80% delle persone con un certo tipo di intervento e soltanto il 20% delle persone manterranno la potenza sessuale con un altro tipo di intervento. E questa cosa naturalmente la dobbiamo dire ai nostri pazienti. Invece, professore, da un punto di vista oncologico, che risultati otteniamo? I risultati sono, direi, discreti, nel senso che una volta non ottenevamo risultati nelle malattie avanzate, c'era mortalità praticamente assoluta ai 5 anni. Attualmente abbiamo spostato questo 3-4-5% che c'era del passato al 50% con le nostre cure attuali, quindi mettendo insieme tutta la nostra... tutte le discipline che ovviamente ci aiutano nel trattare questo tipo di malati. Il futuro comunque è abbastanza roseo, lei sa, si parla di teragnostica. Teragnostica è questo sistema terapeutico per cui facendo un esame, utilizzando certe sostanze particolari, noi riusciamo non solo a dipingere la cellula tumorale ma anche a farla morire. E credo che il futuro dovrebbe essere questo. Però ancora purtroppo siamo in una fase in cui se ne parla, è stato un congresso in Australia credo l'anno scorso, si sta creando ora questa società internazionale, si comincia a parlarne di queste cose, ma questo sembra promettente per il futuro. Questa è l'unica novità per quanto riguarda l'immediato, professore? Come tipo di terapia, come tipo di diagnostica abbiamo... Quello che le ho detto prima è un sistema molto efficace perché ci permette già anche nel malato avanzato, facendo questa tipologia di esami, di sapere esattamente quanta malattia mi è rimasta, come sono i nostri sistemi di difesa, quanti morti delle cellule tumorali ci sono, quindi l'efficacia anche di queste cellule, quante cellule rotonde, queste sferoidi che dicevo che diventeranno metastasi ci sono, non solo, ma mi dice anche quali sono i recettori che sono su queste cellule sferoidi, recettori che sono come delle finestre che io posso aprire per far entrare dentro i miei sistemi di difesa o le mie sostanze che utilizzo. In più mi possono fare anche le culture in vivo, cioè in vitro, ma di cellule vive, in maniera che io ho anche informazioni di quali medicinali posso utilizzare. In più ho anche informazioni successive, se sono cellule radioresistenti, quanto sono radioresistenti, quanti recettori hanno di androgeni, del PSMA. Quindi ho un'informazione molto strutturata che mi può modificare in maniera decisiva quelle che sono le nostre armi, anche tradizionali. Quindi anche in questo campo la ricerca sta facendo passi avanti.